Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Carissimi fratelli, iniziamo a vivere l'esperienza della settimana, chiamata Settimana Santa, perché entriamo nel mistero fondamentale della nostra vita di fede. Gli ultimi momenti della vita di Gesù che segnano la sua morte e la sua resurrezione, la speranza, la nostra speranza, perché tutta la nostra vita è un mistero pasquale. Prima di celebrare degnamente questi santi misteri, apriamo il nostro cuore al Signore e chiediamo umilmente perdono a Dio dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio di regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Dal libro del profeta Isaia: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stupino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che lo abita e l'abito a quanto camminano su di essi. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e di luce delle nazioni. Perché tu apri gli occhi ai ciechi e facci uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle terre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne, sono essi avversari nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, si forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Lode e onore a te, Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a Dio Signore. Sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti, e qui fece per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria aveva preso 300 grammi di profumo di nardo, assai prezioso, nei cosparsi piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dato ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro, era un ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Allora Gesù disse: lasciala fare, perché ella conserva il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete dentro. Intanto una gran folla di giudei venne a sapere che si trovava, che egli si trovava là, e accorsa non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. I capi sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a casa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore, gloria a te, o Cristo. Bene, carissimi fratelli, un pensiero di condivisione per la liturgia di questa mattina. Puntiamo il nostro sguardo sul Vangelo e con questo discorso molto forte, importante, la figura di Giuda che sarà un po' il protagonista di quello che farà succedere tutta la tragedia e la sofferenza contemplata nel cuore di Dio per salvare l'umanità. Certo, è un atto di tradimento, un atto di abbandono che si fa una nuova esperienza di quello che è stato l'uomo, il primo uomo del paradiso, che non ha saputo essere fedele e ha abbandonato quel progetto di Dio, di salvezza, facendo un atto di mancanza di fiducia, di disobbedienza. Questa disobbedienza e questa mancanza di fiducia sono un po' le caratteristiche che caratterizzano il cuore dell'uomo, che non sempre riusciamo a mantenere quel rapporto di fedeltà, quel rapporto di amicizia che Dio ha voluto fin da quando ha creato l'uomo. E allora, se il tradimento, la mancanza di fiducia, la disobbedienza sono i sentimenti che portano alla morte, sono atti che ci portano alla morte, questo ci deve far riflettere di come noi abbiamo la possibilità di sovvertire questo nostro modo di agire, di fare, a partire proprio da quello che è l'invito della parola, a donarsi con amore, a offrirsi con amore, a contemplare con amore come la figura di quella donna, ecco, che si cosparge di profumo di Gesù. Alla disobbedienza si impone l'obbedienza, un'obbedienza di amore, di amicizia, di ascolto, che sai che in quell'obbedienza c'è la forza di una vita che è capace di trasformare il tuo cuore e la tua mente. E allora accogliamo, ecco, come dono stamattina di chiedere a Gesù che le nostre ribellioni, le nostre avversità che a volte abbiamo anche nei confronti di Dio, perché pensiamo che tutto il mondo ci venga contro e tutte le cose succedono a noi, dobbiamo solo semplicemente avere più fiducia nell'amore del Signore, che è Padre provvidente, un Padre che non si stanca mai di amarci, di accoglierci, e un Padre che per i meriti della passione del Figlio vuole salvarci e vuole liberarci dalla morte eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del Signore, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre, il sacrificio che ti offriamo, infatti dall'albero della croce che ha annullato la nostra condanna, produca per noi frutti di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella passione redentrice del tuo Figlio, tu rinnovi l'universo e doni all'uomo il vero senso della tua gloria. Nella potenza misteriosa della croce, tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere dei mali di Cristo crocifisso. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli e ai santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultante cantiamo insieme. Santo, Santo, Santo. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ci
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formato il suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto tu ai Apostoli, vi lascio la pace, ti dona la pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità in pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati siamo noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.
Preghiamo. Visita, Signore, il tuo popolo, consacrato da questi santi misteri. Proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che hai ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Nel nome del Signore la messa è finita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exsules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in acta lacrima nubile. Eia ego, avvocata nostra, in los tuos misericordes populos, ad nos convertete. Et vienes tu, benedictus, fructus ventris tui, nobis, post hoc exili. Buona giornata.